Ragazzi, iniziate iniziata la giornata come è finita ieri, sì. facendo legna. Legna su legna. Giorno 2 di zona rossa, siamo sempre qui nel nostro bosco in compagnia dei nostri amici uccellini ormai che ci tengono in compagnia. E un, ce n'è da fare. Non parli più? No, è cotta. Non parla più, è cotta, la sto spiancando. No, e adesso abbiamo <ride> finito quasi di tagliare i ciliegi, ma lo lasciamo qua e si va con la betulla. Perché ieri alla film non, non ci abbiamo fatta a fare tutta la bella? No, ne abbiamo ancora due da fare a pezzi, portare eh. giù e poi inizierà tutto il divertimento dell'accatastamento. Domani sega il cioccolare e spaccalegna. Quello che piace tanto a te? Domani? Eh sì, Domani. perché giovedì se nevica. Ah, già, già. O venerdì nevica. Boh, o magari non nevica. O magari non è fissa. Magari siamo talmente fortunati che. <ride> no? No. <ride> comunque vi, siamo, cioè, vi ringraziamo già per tutti i, i messaggi che ci state scrivendo nei commenti o in privato ci fa piacere tenervi un po' compagnia e noi tra l'altro adesso finiremo fino a pranzo poi anche il pomeriggio di far legna sì. ma stasera vi vogliamo regalare alcune dronate magari due passi al tramonto per darvi un po' di freschezza e di energia positiva che c'è sempre bisogno Uh, sperando che tutti voi siate bene, che ci seguite e i vostri cari anche, e, e niente, su ma si, sì, 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 sì. continua a travagliare Anduma fai da Tetto Cabana. Al momento è tutto, tutto. A voi la linea <ride> Quella è la betulla che dobbiamo andare adesso a portare giù, più tutta quella che c'è là in alto alle nostre spalle. Ci divertiamo. Per fortuna che però l'abbiamo buttata giù sì. con la luna giusta perché almeno poi faranno calore. Grazie perché per la le legna simili. scalda quattro volte si dice ma uno di... il vero calore lo fa in base alla luna tu hai detto tutto a voi a la luna <ride> duma va 回去就给你整不完。 Ragazzi, ho bisogno di un consiglio. Come mai la motoseca che qui vedete si surriscalda così tanto? Non riesco quasi a prenderla in mano la lama adesso, talmente bollente, da cosa può essere provocato? Dall'olio, dalla miscela che non sia corretta? Oppure? perché la, gli ho fatto il filo stamattina, tagliava da dio, adesso improvvisamente è ustionante la catena e non taglia più niente. Però non ho tagliato tantissimo. Eh, ma poi è proprio bollente. Boh, non lo so, qui è, è tanto unta. Se mi date un consiglio mi fareste un piacere immenso. Abbiamo finito, il sole è tramontato. Siamo belli cotti. Sì. E Ora ci rilassiamo un attimo, guardate lo spettacolo. Dietro, proprio dietro di noi lì è la bisalta. giù. Poi c'è il Margraes e quello ancora, là. E ancora il sole, un pochettino, però tiene ancora duro. E poi ci sono i soliti instancabili uccellini che ci tengono compagnia. Loro cantano la, tutto già. La pianura è ancora al sole. Quello lì è il Monte Pigna. E noi siamo belli cotti, però ci rilassiamo un attimo perché ci abbiamo veramente dato tanto oggi. Wow, ci sediamo. Ci mettiamo qua, abbiamo qua. fatto delle dronate. Sì. Quindi... Ora ve le faremo vedere. E... Wow, la temperatura è crollata. Sì, infatti io non ho portato il cappellino. Sì, fa veramente molto più freddo rispetto a oggi che si stava in maglietta. Abbiamo sentito degli amici giù a Peveragno che salutiamo. E gli amici dei caban e ci hanno detto che giù comunque non faceva così caldo come qui. No, incredibile. questo venticello freddo e invece qua oggi si stava proprio, proprio bene. Anche la posa pranzo all'aperto. Wow, adesso poi vi abbiamo fatto due dronate: una sulla bisalta e una sul margherese. E una anche l'ho fatta sul Pigna. Che vi metteremo alla fine dopo i saluti, penso, per... o prima dei saluti. Non si sa, vedremo quando lo vedremo. monteremo. Dopo e... vado a montarlo, deciderò esatto. E cos'altro dire? Domani sarà il terzo giorno di Zona Rossa e noi continueremo ancora al mattino. Penso a, far... a sistemare una betulla sì. e poi ci andiamo giù di spaccalegna perché sì. abbiamo la motosega che mm. ci, fa ci fa impazzire. Infatti, impazzire. se volete darci dei consigli per come migliorare velocemente con la motosega, fatelo, ne abbiamo bisogno per favore. Madonna, che mani che ho e ah. tu sei più pulita. E poi, niente, e arriva la neve, quello è sicuro, non si sa quanta, ma almeno due fiocchi li farà. Eh, Anche wow. più di due, secondo me. Sì. Mm. Ho visto poco fa, perché ecco, un consiglio se volete vedere un'app di meteo molto affidabile, perché si basa proprio sui modelli matematici, E Windy, con la Y finale, e è veramente facile da usare ed è precisissima. E potete confrontare anche, questo è un aspetto più per gli amanti della meteorologia, come me, vari modelli dagli inglesi, gli americani, i francesi. Io non ci capisco niente. <ride> wow, adesso. Strano. <ride> sono proprio contento di stare qua su. Siamo liberi nel nostro prato. Mezza. A pochi metri da casa sentite. Wow, è bello, è rilassante. Prima c'era una poiana sopra la nostra testa, sì, era quando eravamo poiana. nel bosco. Quando facevamo linea c'era la poiana che volteggiava e sarà andata a dormire perché non c'è più. Tra l'altro la sto notando adesso che sulla bisalta, guarda quante macchie di sabbia rosse che della rossa che ha fatto. Pazzesco, sta uscendo tutto adesso. È incredibile, eh? Ma non solo sulla punta. Sì, sì su tutte le montagne. Sì. Wow. E non ci resta che farvi darvi l'appuntamento al prossimo video iscrivetevi al canale supportateci anche su patreon se vi fa piacere grazie per averci seguito speriamo di avervi regalato un piccolo sorriso perché noi ci teniamo tanto e viva la materia sempre ma soprattutto viva Cuneo ciao, ciao ragazzi, ragazzi alla prossima viva la fiocca che arriva ciao